Eccoci qua. Niente, siamo ancora in viaggio, ci siamo fermati, abbiamo sostato un attimo, pausa pranzo, giusto da arrivare poi diretti. E qualche incidente? Ma speriamo di no. Mancano circa 118 km. Circa. E il cielo è bello. Quindi riusciremo probabilmente a fare sì, delle belle cose. Saranno due giorni di sole, quindi bene così. Riusciremo a fare delle belle foto, io penso, anche perché il cielo comunque è sereno. In questo caso, dato che la struttura è parecchio complessa ed è abbastanza grande, probabilmente faremo qualche notturna sicuro. Sì, è tramonto, cercheremo di giocare molto col cielo. Sì, assolutamente. Poi boh. Vuoi fare qualche esposizione multipla? Esposizione multipla magari. Non lo so, poi. Sì, magari. Magari sì. Ci sto. Vediamo un attimo un po' come è strutturato. Però appunto. Dal web. Si mostra parecchio grande, quindi strumentazione, ho preso strumentazioni, ballerine, mi ha preso gru, mi ha preso cavalletti, treppiedi, tutto ciò che quindi penso che avremo da divertirci dal punto di vista di tagli fotografici mancanti. Soprattutto mancanti. Ci sarà da camminare. Ci sarà da camminare. Parecchio. Vedremo. Dai. Convinti che di poter fare un buon shooting di marketing alternativo, di qualcosa di un po' diverso dal classico. Clicca, post produci e vai. Ho visto molte fotografie sul sito web sgranate, male inserite, mancanze di elementi vuoti per poter concedere inserimenti di elementi web, quindi sicuramente qualcosina da fare ce l'hanno. Poi a mio avviso manca un po' di realtà nelle foto, nel senso che sembrano finte, molto artefatti, molto. Cioè, bisogna cercare un compromesso. Non renderla finta, perché poi c'è la vista del cliente, secondo me, non si trovano realmente quello che c'è nella foto. La struttura è immensa, le stanze sono top di gamma, sicuro. Gelate queste foto, questa presentazione, quindi il nostro scopo è quello di rendere un po' più calda la fotografia, un po' più veramente accogliente, che poi è quello che loro realmente fanno, l'accoglienza, quindi il servizio che danno è quello, quindi deve essere rappresentato al meglio, direi. Ci aggiorniamo, dai.